Presidente ci parli di questa nuova collaborazione, di questa nuova struttura che aprirà il ponte? Sì, la struttura è nuova, la collaborazione è vecchia, forse siamo stati i primi a credere in questo progetto come fondazione e modularmente abbiamo contribuito a fare il tetto, a fare gli impianti, adesso al giardino per il prossimo progetto. Quindi siamo sempre stati molto vicino, vicini a questa idea che ha avuto... Eh, Dosmacchia che si presentò insieme agli altri amici del ponte quando ancora non avevano nemmeno la licenza per costruire chiedendo un appoggio e noi immediatamente gliel'abbiamo dati perché avevamo capito sin da allora l'importanza di questo tipo di istruttore. Ritengo che, eh, lo dicevo anche ieri nel corso della conferenza stampa sulla legalità, che ogni cosa non debba poi rimanere fine a se stessa. Il ponte può essere un serbatoio in senso positivo anche per far sì che i giovani. I giovani in un'unità scolare e anche un po' più avanti possano fare il più possibile volontariato anche presso il ponte affinché sempre di più i giovani vengano coinvolti in un qualche cosa di pratico e di utile perché la teoria va benissimo serve a creare delle basi ma poi bisogna fare e i giovani vogliono fare e noi li dobbiamo, dobbiamo mettere in condizione di fare Okay. Quindi, okay. Avvocato Arcadi, ci parli invece magari del, del settore del, del volontariato e come verrà eh, applicato in, in pratica insomma, la, la, la struttura del ponte? Sì, ehm, la Fondazione è sempre stata sensibile a delle iniziative dall'alto contenuto eh, sociale come quelle portate avanti dal Ponte. Da parecchi anni la nostra Commissione esamina i progetti presentati eh, dal Ponte, eh, li ha sempre trovati degni di eh, accoglimento anche in tempi non particolarmente brillanti come quelli che stiamo vivendo in questo momento dal punto di vista economico eh, anche per la fondazione. Comunque il progetto eh, che oggi viene presentato eh, è stato eh, ampiamente eh, esaminato e abbiamo dato un sostanzioso contributo per la sua realizzazione. Vicepresidente De Paulis, se ci parli invece della nuova struttura del progetto di volontariato che sarà applicato a questa nuova struttura del ponte. Oh, innanzitutto eh, ancora una volta dobbiamo ringraziare la Fondazione Cassa di Risparmio e in particolare la Commissione Volontariato e il Presidente Cacciaglia. Eh, per quest'anno abbiamo fatto una richiesta di... Eh, completare e creare il parco gioco per i bambini del programma Coccinella eh, dove verrà attrezzata un'area eh, un eh, con eh, tutti i giochi per far sì che i bambini possano vivere una, eh, una vita e una giornata il eh, più normale possibile. Eh, anche se stanno in, un, eh, in una struttura che, eh, dove c'è un percorso rieducativo per le mamme. Dottoressa Conti, invece ci parli oggi della chiusura di, del progetto Sostegno per la Creatività eh, dopo tre mesi e i risultati che ci sono stati all'interno delle scuole primarie. Il progetto si è svolto nelle due scuole primarie, quindi elementare e materna, sia di Campo dell'Oro e San Gordiano, quindi il quinto circolo, che della scuola elementare e materna di Santa Marinella. Il progetto prevedeva sia un intervento di musicoterapia, quindi la possibilità di dare ai ragazzi e ai bambini la possibilità di dare una conoscenza di un linguaggio, di un altro tipo di canale comunicativo che che appunto è quello dell'ascolto e dell'utilizzo della musica. Mentre a Santa Marinella eh, si è stato aperto un centro di ascolto, quindi eh, come punto di riferimento proprio per le famiglie. Il numero che è in, eh, in, si parla di numeri abbastanza alti perché eh, le famiglie sono accorse e hanno, hanno ritrovato questo momento proprio per... Eh, per essere ascoltati, e quindi il lavoro è stato fatto sia parallelamente con le famiglie, che con i genitori, con le famiglie che con eh, le, le classi, e quindi con il lavoro continuo e eh, con gli insegnanti. Un'altra cosa importante e eh, rilevante è stata anche il fatto di. Mh, avere eh, anche il fatto che spesso il centro d'ascolto funziona anche come trampolino, quindi nel senso che molte volte i genitori vengono e eh, si trovano in una confusione e quindi eh, spesso vengono inviati da altri centri eh, che può essere il ponte oppure anche più medici come può essere per esempio il bambino Gesù. E questo è un fattore importante, il progetto è andato molto bene. E... C'è stata integrazione anche tra i bambini che avevano un disagio e magari quelli che normalmente non presentavano nessun, nessun fattore che servisse insomma il sostegno eh, della musicoterapia sì, c'è stata un'integrazione anche perché su questi i bambini sono molto bravi a integrarsi, quindi eh, sono bravi e soprattutto sono molto curiosi. Quindi quando si tratta di proporre loro dei canali di, di comunicazione che sono alternativi, eh, il bambino non ha difesa, quindi lo, lo prende, si butta. E quindi c'è un lavoro di integrazione, c'è un lavoro di, di apertura soprattutto. Quindi l'importanza di, di queste cose, di far conoscere altri canali comunicativi è proprio la dar, dar possibilità ai bambini di, di potersi aprire e di sapere che ci sono anche la conoscenza delle proprie emozioni, la conoscenza di se stessi, di, po ciò, di come possono esprimerlo.